Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa oggi da Capena, sede della VORT. In realtà è un po' di ritardo perché ho dovuto fare un lavoretto prima di connettermi con la zuppa di oggi. Quali sono i temi fondamentali? Ovviamente sono quelli delle inutili consultazioni, o meglio, per qualcuno sono utili, per Marcello Sorgi queste sì che sono state consultazioni utili perché hanno portato a un chiarimento. Io non so quale bene sia il chiarimento di cui ci si riferisca oggi sui giornali, quello che mi sembra è che siamo allo stallo più totale, lo stallo che però parte da due presupposti che oggi sono forse molto chiari sui giornali. Il primo è che è più vicino, un attimo solo, che è più vicino il governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, e questa è la tesi della Repubblica. In sostanza Di Maio avrebbe preso, secondo l'analisi della Repubblica, avrebbe preso la centralità del dibattito. Questo, diciamo, è una delle letture sulle consultazioni di ieri. Anche plasticamente questo è vero, perché come ha notato lo stesso Di Maio nelle dichiarazioni che ha fatto ieri, quello è il gruppo parlamentare che ha più deputati, a differenza invece di quanto abbiano fatto Lega, Forza Italia e il movimento di Giorgia Meloni, che si sono presentati separati e quindi presentandosi separati ovviamente hanno numeri completamente inferiori. La rottura tra Salvini e Forza Italia invece è il titolo del fatto. Salvini prova a fare fuori il cavaliere, che forse è la lettura più maliziosa ma più reale di quello che sta avvenendo. Questa mattina poi il governatore, importante perché è uno dei pochi di Forza Italia che ha conquistato un grande successo, cioè in Liguria, inatteso, Toti, ha detto: beh, insomma, bisogna per forza fare un'alleanza con 5 Stelle, perché altrimenti si va a votare, che è una cosa che dobbiamo scongiurare in tutti i modi. Di fatto, ieri Di Maio però ha anche aperto un po' la porta al PD, dicendo che non pone veti al PD, un po' diversa la sua posizione rispetto a quella che aveva detto solo poche settimane, pochi giorni fa in televisione, in cui dice che il veto nei confronti del PD c'era. Quindi, insomma, è tutto aperto, è tutto fluido. Adesso anche il PD resta sempre, diciamo, il grimaldello, noto alcuni retroscena, con cui il Movimento 5 Stelle cerca di mettere fretta a Salvini per far sì che non che rompa con Berlusconi e si decida finalmente a fare questo governo. Vediamo altre. Il Corriere della Sera invece pensa di titolare, ragiona sul fatto che saranno fatte nuove consultazioni, che è l'unica notizia, che verranno fatte probabilmente giovedì e venerdì della settimana prossima. E ragione a UG, arriva prima di Giorgio oggi da parte di un'altra nostra amica. E le nuove consultazioni però vedono, racconta il Corriere della Sera, Di Maio come il perno. Veramente divertente oggi, diciamo, un piccolo dettaglio nella lettura dei giornali, e cioè Travaglio, che sapete bene è fissato sul fatto che il Movimento 5 Stelle molli Salvini e faccia l'accordo con il PD derenzizzato. Questa è la tesi del giornale del Fatto, anche per la comune origine di sinistra, secondo loro, di temi grandi di sinistra e non quelli populisti e razzisti della Lega. Insomma, oggi la cosa fantastica di Travaglio è che nel suo fondo cita Mieli, che ieri abbiamo citato anche noi nella nostra rassegna stampa, perché dice: seppure Mieli, e ha ragione Mieli a dire sul Corriere della Sera che il PD è morto, è silente, il PD ovviamente di Renzi. È fantastico questa specie, mentre su Travaglio almeno possiamo dire che è rimasto fermo, granitico, come direbbe Salvini nella sua essenza, ovviamente il Corriere della Sera ha virato subito su questa tesi, non c'è giorno che passi. Oggi, insomma, ce la siamo scampata sul fatto che il PD per il Corriere sia morto. Interessato poco a tutto questo. Ma nel frattempo, mentre siamo qui che facciamo il trick e track delle nostre consultazioni, quello che è chiaro, che lo raccontano tutti quanti, quello che è chiaro è che le consultazioni vere verranno fatte nelle segrete stanze e nelle solite telefonate tra i leader politici. Oggi i leader che si sentiranno, e qualcuno dei giornali dice addirittura oggi si potrebbero vedere, sono Di Maio e Salvini. Il Sole 24 Ore ci racconta, ovviamente perché è un grande tema economico, la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti all'interno della TIM. È il motivo per il quale la Cassa Depositi e Prestiti, cioè noi contribuenti, è entrata nella Telecom. Io non riesco ancora a capire per quale motivo sia entrata. È, secondo il Sole 24 Ore, perché hanno un piano insieme al fondo avvoltoio, come lo chiamavano quelli che prima non lo amavano, il fondo Elliott americano. E Cassa Depositi e Prestiti e il fondo Elliott americano sostanzialmente avrebbero un piano congiunto di scorporare la rete da Telecom, il vecchio piano Rovati di cui oggi parlano molto i giornali. Su questo si notano due cose: Saldutti, che deve fare una piattaforma
piccola marcia indietro rispetto al pezzo di ieri, un giornalista importante, serio del Corriere della Sera, che dice Unicredit e Generali smentiscono di aver fatto un asse francese all'interno di Telecom, più o meno. Insomma, per gli intendimenti, per chi conosce il nostro mestiere, sa che gli uffici stampa di Generali e Telecom addirittura consideravano razzista, xenofoba questa posizione di Saldutti, solo perché i loro amministratori delegati sono francesi e in parte non parlano italiano, non possono che, non è detto che appoggino i francesi di Bolloré all'interno di Telecom. E io vorrei soltanto però segnalare, per un pezzo di Cerasa che fa un pezzo un po', diciamo, generico sulla vicenda, però vorrei ricordare a Cerasa e a tutti gli altri che dicono però un po' un senso può avere questa partecipazione alla Cassa Depositi e Prestiti all'interno di un'azienda come Telecom. Voglio chiedere a tutti questi signori, ma scusatemi, ma il fondo Iliot Americani secondo voi è un gestore migliore di Bolloré? Bolloré è stato pessimo, un disastro, in pieno conflitto di interessi, ma lo sapete che cosa fa il fondo Iliot? Il fondo Iliot è un fondo speculativo, è uno di quei fondi che secondo me devono esistere, che non ho mai condannato, che non ho mai... ma io, a me, quelli che poi parlano di neoliberismo, di liberismo eccessivo, poi dopo stanno con il fondo Iliot, cioè mettiamoci d'accordo soltanto che la Cassa Depositi e Prestiti, cioè il risparmio italiano, il risparmio postale italiano stia col fondo avvoltoio all'interno della Cassa Depositi e Prestiti e all'interno di Telecom, che è stata privatizzata anni fa, per far cosa? Per il nazionalismo italiano? Sono ben sicuro che Lega e il Movimento 5 Stelle apprezzino questa cosa. Temo che i giornali che fino a ieri ci hanno spiegato come le ingerenze dello Stato devono diminuire, oggi abbiano cambiato con la stessa rapidità con cui il Corriere ha cambiato opinione sulla nomina di Renzi a Presidente del Consiglio. Bello il Sole 24 Ore piuttosto sul dossier ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori, sulla burocrazia e lentezze italiane, è stupenda questa idea che ci vuole 3 anni, stupenda ma drammatica, che una delibera del CIPE, di un comitato importante per gli investimenti in Italia, cioè quelli che tutti quanti a parole dicono che servono, sono passati 3 anni per passare dal CIPE alla Gazzetta Ufficiale, che è un luogo virtuale della vita, ma fondamentale perché una legge, una delibera abbia valore. 3 anni, cazzo, 3 anni per passare dal CIPE alla Gazzetta Ufficiale. E l'ultimo tema, devo dire per fortuna che Meotti e Il Foglio ci sono, perché ricordano un pezzo delle Iene, andato in onda pochi giorni fa, scandaloso, sì, scandaloso. Cioè il punto di vista delle Iene su quello che è successo in Israele e i confini con Gaza è un punto di vista che probabilmente neanche i portavoci di Hamas avrebbero fatto in maniera così partigiana. Cioè raccontano questi scontri con i 19 morti come se fossero gli israeliani cattivi che come al solito fanno e buttano le bombe sui poveri inermi palestinesi. Non ricordano, ad esempio, dice Meotti, che 15 di questi 19 morti erano jihadisti preparati in formazioni paramilitari, quindi che il loro intento è quello di distruggere Israele e gli israeliani, e hanno raccontato la striscia di Gaza. Bastava leggere sul Corriere della Sera Joshua, che non è uno scrittore, diciamo, moderato, e raccontano questa striscia di Gaza dei poverini ammazzati da Israele, tenuti da Israele sotto il giogo del capitalismo israeliano, mentre è esattamente il contrario, come ben sanno gli altri palestinesi della Cisgiordania. Il vero grande problema di quel posto, ricorda Meotti, è Hamas, un'organizzazione terroristica che vuole utilizzare gli uomini e i cittadini di Hamas, di Gaza, come se fossero bombe e scudi umani. Tutto questo ovviamente nel servizio. Vabbè, vi devo salutare perché sono qua che come i soggetti stanno cercando, presente quelli che stanno con il telefono, io con l'iPad per cercare la linea migliore di Capena. Allora, avete capito quello che penso, Iene e oggi trattate dal Foglio. Vi do appuntamento come sempre questa sera con 105 Matrix, e a chi è piaciuta questa segna, mi raccomando, la condivida sul sito nicolaporro.it, è completamente rinnovato, tante informazioni in giornata. Ciao!